volevo proporvi un bel contorno semplice, semplice e soprattutto veloce. Quindi facciamo i piselli al prosciutto. Iniziamo a cucinare con la pancetta, insomma, prosciutto, quello che volete. Quindi andiamo a mettere all'interno del nostro boccale 25 g di olio. Dopodiché andiamo avanti. Io non metto lo spicchio d'aglio perché in realtà non è che mi piaccia molto con i piselli, ma metto un quarto di cipolla. Poi e faccio anche un leggero trito. Quindi salvo la ricetta, vi faccio vedere come si può fare un fuori programma e vado un attimo a tritare la pancetta a velocità 6-7 per qualche secondo. Riprendo la ricetta. Invece per chi ha TM31 e TM21 questo problema non ce l'ha, perché lo fa direttamente in manuale, ok? Quindi mettete l'olio e la pancetta, e scusatemi, l'olio e la cipolla, e lo frullate un secondo. Lo riportate giù e riprendete la ricetta con prosciutto a cubetti, vedete, oppure la pancetta, come desiderate, ok? La mettete all'interno, andate avanti e andiamo a fare l'insaporimento del tutto per 5 minuti a 100 gradi velocità 1 antiorario, così non andremo a tritare la nostra, diciamo, di più la nostra cipolla con la nostra pancetta. Per il TM21 dovete necessariamente mettere la farfalla. Perfetto, quindi andiamo avanti. E infatti ci suggerisce di togliere l'aglio, ma che noi invece vi ricordo che abbiamo messo la cipolla. Quindi adesso andiamo a metterci i nostri pisellini surgelati all'interno del nostro boccale, che ne suggerisce di circa 450 grammi. Ok, perfetto. Andiamo a riportarli giù, questi che sono rimasti sopra il nostro boccale. Ok. Andiamo avanti. Mezzo cucchiaino di sale, che io sostituisco spesso, non so se ci fate caso, io sostituisco il sale con il dado, quindi andrò a mettere mezzo cucchiaino di dado fatto in casa con il Bimby. E se volete la ricetta la trovate sul mio canale YouTube. Un pizzico di pepe, quindi eccolo qua, andiamo a mettere proprio un pizzico di pepe. Richiudiamo con il misurino e andiamo a cucinare a 10 minuti 100 gradi velocità cucchiaio anti-orario. Quindi adesso andiamo avanti e vediamo di che cosa si suggerisce. Di lasciare all'interno del nostro boccale per altri 3-5 minuti i pisellini, in modo tale, insomma, che si finiscono di asciugarsi, ok, con il condimento, e dopodiché li serviremo caldi. Questa ricetta può andare bene per circa 4 persone, però vi ricordo sempre che potete aumentare le dosi. Grazie, al prossimo video. Thank you.